notte. Siamo ancora un pelino scossi da ieri. È stata davvero una giornata pazzesca. Ciao a tutti, lui lui. E lei, Sofì. Insieme siamo in me. Beh, contro te. E voi siete il team pro. E benvenuti nella nostra vita. Anche oggi è una nuova avventura, un nuovo video al giorno per raccontarvi le nostre folli giornate. Ma perché siamo così scossi oggi? Bene, facciamo un piccolo passo indietro. Comunque piccolo Ray, non lo conoscesse, piccola palla di pelo, cacca. Ieri è stato probabilmente il giorno più emozionante dei nostri daily vlog di sempre. Da quando abbiamo aperto il canale, ieri è stato il giorno più emozionante della nostra storia su YouTube. Adesso vi spiegheremo per bene tutto ciò che è successo in questi giorni, per chi si fosse perso le vicende. Da tempo ci chiedevate perché mia sorella Serena non facesse video con noi. Allora finalmente noi abbiamo deciso di fare un video e di raccontarvi le sue motivazioni. Così abbiamo preso la telecamera e abbiamo detto che Serena è molto timida, che ha altri interessi, per ora pensa alla scuola, che non le interessa il mondo di YouTube e tutto questo mondo qui. E così noi non la riprendiamo più perché lei non vuole. Fatto quel video abbiamo ricevuto un sacco di commenti di gente che non ci credeva e che voleva sentire la versione di Serena. Così abbiamo pensato bene di nascondere una camera in macchina, andarla a prendere a scuola e riprendere la sua reazione. Guardate com'è andata. Volevamo dire, noi possiamo vloggare la tua, cioè quelle cose che ti dicevamo, la tua reazione al video che hai visto. Oggi no. Perché? Perché no. Dai, 3 secondi, yeah. Che siamo qua. Dai. No, non ti ho detto. No, ora no. Capite che l'abbiamo fatta grossa, ma molto grossa. Perché non solo l'abbiamo ripresa contro la sua volontà, senza che lei se lo aspettasse, ma in più, dopo 5 ore di scuola, era molto stanca e chiaramente l'ultimo dei suoi pensieri era essere ripresa. Probabilmente è stata l'idea più sbagliata che abbiamo mai avuto, perché sapevamo che l'avevamo fatta grossa e che Serena ci avrebbe ucciso per quello. Ma ovviamente non potevamo stare con quel peso di sapere che Serena un giorno ci avrebbe ucciso quando avrebbe scoperto quel video. Io lo dovevamo dire. Così, essendo noi coraggiosi e temerari, abbiamo deciso ieri di farle vedere tutto. La sua reazione è stata un po' come ce l'aspettavamo. Cioè è andata fuori di testa, è impazzita, si è arrabbiata ed è scappata. Guardate un po'. In cui ti parlavamo di casa. Proprio. Non è successo niente. Non mi difendi, aiutami. Aiuto, aiuto. Sei sempre bella. Ed eccoci qua per scoprire il continuo di questa avventura. Com'è finita? Serena ci avrà perdonato? Sarà ritornata nella stanza con una mazza? O non sarà più tornata? Bene, voi non avete idea di come continua questa storia. È davvero super folle ed emozionante. State per vedere qualcosa di epico che non era mai successo nel nostro canale. È un momento super emozionante, vero e spontaneo. Ma vi vogliamo tenere ancora sulle spine e quindi vi lasciamo alle clip. Vai col flashback. Sto per prendere il suo regalo. Io non so che fare, secondo me neanche con questo regalo mi perdonerà mai. Non lo sapete, ma immaginavamo una reazione sua del genere. Così abbiamo comprato un regalino per lei. Serena, ti vogliamo bene, andiamogliela a dare, speriamo che ci perdoni. Serena, vieni qua un attimo. Dai, lo so che ti senti ingannata, però vieni un attimo. Sta lavando i denti. Serena, vieni un attimo, finisci. Finisci e vieni. No. Dai, Serena è importante. Aiuto, mi sento male. Davvero, mi sento malissimo. E anche il respiro. Dai, ti faccio riprendere. No, basta. Lo capisco che ti sei sentita offesa e colpita alle spalle, però vieni un attimo. Io devo dirti una cosa. Dai, Serena, un attimo, ti vogliamo chiedere scusa. Va bene, aspettiamo. Questa non mi parla più. Mi sa che l'abbiamo fatta grossa. Serena. Scusami, Serena, io ti voglio bene, veramente. Scusami, vieni qua, vieni qua. Ti vogliamo vedere. Ripresa. Basta. Dovevamo dare la conferma al team pro che tu non volessi essere ripresa. Adesso
adesso l'hanno capito. E hanno capito che tu non è perché sei cattiva, non è per cattiveria, ma perché c'hai le tue motivazioni. Quindi ti chiediamo scusa, abbiamo sbagliato. E per farci perdonare, dobbiamo darti una cosa. Serena, ti vogliamo bene. Apri il regalo. Scarta la carta. Ora c'è una pietra. No, non è una pietra. È chiuso veramente. Vieni. Ti è piaciuta la sorpresa? Sì. Amore, ci hai perdonati? Ci hai perdonati? Oh. Mi sei bellissima, insomma, l'ho emozionato in questo momento. Ci hai perdonati? È bellissimo, piangiamo tutti. Basta, basta. No, in lacrime. Che emozione! È stato troppo emozionante! Bellissimo! Abbiamo pianto tutti! No! Serena non se l'aspettava, è rimasta davvero sorpresa! Infatti a un certo punto lei dice: ora c'è una pietra! Non vi sareste mai potuti immaginare un continuo del genere, perché è stato un segreto comprare quel telefono! Immaginavamo una reazione del genere, quindi dovevamo trovare qualcosa di super epico per farci perdonare. Anche perché lei non aveva mai avuto un telefono tutto suo. Poverina, aveva sempre avuto telefoni di seconda, terza mano, rotti, senza memoria. E addirittura nell'ultimo periodo non poteva neanche scaricare applicazioni perché la sua memoria era totalmente finita. Ma l'emozione in sé non è stata per il telefono, perché il telefono è un oggetto qualunque, ma per il carico emotivo che aveva addosso. Prima perché si è sentita tradita da noi che l'abbiamo ripresa di nascosto, e poi perché le abbiamo dimostrato che le vogliamo bene. Serena, ti vogliamo bene! Ma per chi fosse nuovo del canale, benvenuti nella nostra vita. Come potete vedere, è super emozionante e super pieno di avventure ogni giorno. Quindi se non ve volete perdere neanche voi una giornata insieme a noi, vi basterà cliccare e iscriviti qui sotto e farlo esplodere. Bam, 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 bam. Ed entrare a far parte del Team Draw della nostra famiglia. Yeah! Le emozioni per oggi non finiscono qua. E infatti adesso vi daremo due notizie super bellissime, fantastiche e fighissime. Sapete cos'è questo? Questo è il nostro album delle figurine! Sono disponibili in edicola le nostre figurine, cioè le figurine delle trote. Yeah, yeah, abbiamo colorizzato un sogno! Guardate qua, apriamo queste bustine e vediamo cosa ci troviamo dentro. Kira Super Sprellucci cosa? Wow! Sì, perché dovete sapere che all'interno di ogni bustina ci sono 5 figurine, di cui una sempre speciale. Piccolo Ray! Queste figurine poi sono speciali perché non hanno la forma quadrata, ma guardate, hanno la forma di Piccolo Ray. È una sagoma che poi si andrà ad appiccicare nell'apposita sagoma. Che numero è lui? 120. 120, dovete cercare il 120 nell'album e andarlo ad appiccicare con molta cautela. Quindi correte in edicola e completate con le figurine tutto l'album. Anche perché prendendo le nostre figurine potrete partecipare automaticamente a un concorso per incontrarci. Infatti se all'interno del vostro pacchetto di figurine ci fosse la carta d'oro con la scritta "hai vinto", potremmo incontrarci tutti insieme, felici, abbracciarci. Sono solamente 10, quindi in bocca al lupo a chi la troverà. Buona fortuna. Questo adesso lo mettiamo qui. E per i più attenti avrete notato che qui c'è qualcosa di speciale, importante e nuovo per Iea. Ovvero il premio di Nicola! Abbiamo vinto il Kid Choice Award come webstar italiana preferita. Oggi è un giorno bellissimo, abbracciamoci da qua di trono. Ragazzi, noi siamo davvero super emozionati, non ci aspettavamo di vincere ed è veramente un onore tenere tra le mani questo dirigibile. Vi siete dimostrati la famiglia più forte di YouTube. Abbiamo vinto solo ed esclusivamente grazie a voi, ci avete dimostrato che insieme possiamo conquistare il mondo. Quindi ringraziamo davvero tutti coloro che ci hanno dato almeno un voto al giorno, davvero grazie mille, siete stati super. Quindi adesso conserveremo questo premio come la cosa più cara che abbiamo e lui ovviamente resterà a casa mia. Come? No, questo è mio. Allora, chi ha il premio del milione? Chi ha il premio del milione? Chi è che ha due targhe degli iscritti? Uno e due. Vuoi fare cambio? Ti do le targhe dei 100.000 iscritti e tu mi dai quella del milione? No. Chi è
che c'ha la statuina Winner? Te la puoi tenere. No, no. Lui, questa rimane qua perché sta benissimo con la mia stanza. Perché hai ragione. Casa tua non ci sta bene. Casa mia non ci sta bene. Io ti rubo queste penne. Guarda che te le puoi tenere, manco funzionano. Ma comunque, l'avventura super emozionante di oggi si conclude qui. Grazie davvero Team Trotto e ancora una volta per tutte queste grandissime emozioni che ci regalate. Se ancora non l'avete fatto, prendete le nostre maglie che trovate su mecotrade.it/shop oppure link in descrizione. Andate in edicola e prendete le nostre figurine. Cliccatevi di vista per comprendere che sarebbe l'avventura di l'avventura. Ciao. Noi non ci fermiamo, no, non ci arrendiamo. Posso rientrare? Sì, però sappi che prendi